Dov'è? È lui. Il nostro tecnico. Sei tutta le... Sì. Sì, sono io tale. No, un bravo tecnico, però ragazzi, però va un attimo guidato, no? Ok. Ci siamo? Si parte? Ok. Allora, benissimo. Allora. Qui adesso è una scommessa, perché è la prima volta che parliamo di un progetto del genere e vediamo se collabora anche questo microfono qua. Sì, ok, benissimo, così sentono anche meglio, anche se ho la voce abbastanza. Allora, è la prima volta che presentiamo un progetto del genere, però secondo me è interessantissimo. Rigenerazione urbana, che non è riqualificazione, no? È una declinazione di design, se vogliamo, che esce dal contatto con la materia, dall'ambito della materia, e tocca società, relazioni, quindi è interessantissimo. È una pratica che, per forza di cose, se fatta bene almeno, è aperta, quindi collaborativa, inclusiva. Quindi è un modello che è assolutamente compatibile in linea con quello che è il modello open source. La cosa carina, appunto, visto che parliamo di contaminazione, è questa. È un modello virtuoso che nasce fuori dall'ambito open source, sposa gli stessi valori, realizza che le dinamiche devono essere quelle e quindi ci può dare la contaminazione di questo tipo di progettualità rispetto all'ambito open source, può contaminare e arricchire quello che noi abbiamo già raggiunto magari nel nostro ambito con le nostre comunità. Viceversa, noi possiamo contaminare e appunto con quello che citavo prima, quindi con quelle competenze, con quelle capacità di gestire la complessità che serve. Voi pensate a una rigenerazione urbana, cioè non so, andare in un quartiere disagiato, cercare di fare un lavoro per ricostruire, ritessere il tessuto, appunto le relazioni, no? Rigenerare anche i rapporti sociali. Quanta fatica, quanta complessità c'è da gestire, no? Sentire le opinioni, e valorizzare tutti e dopo tirare fuori però qualche cosa di pratico. Quindi andare da un approccio orizzontale, meglio che spegniamo questo fastidioso microfono, e quindi partire da un approccio orizzontale, raccogliere i contributi, le sensibilità e poi passare a un approccio verticale, per cui devi prendere tutto quello che hai avuto, valorizzarlo e scegliere come utilizzarlo, no? Questa è una mia riflessione, adesso vedremo che cosa Tiziana, Michela e Enrico ci racconteranno, ok? E quindi io lo intendo interessantissimo come tipo di tema da portare all'interno di questa conferenza. Vediamo che cosa viene fuori. Allora... Sì, buongiorno, io sono Tiziana Marchese e questa è una grossa sfida, perché in effetti grazie alla sensibilità di Giovanni, che riesce ad essere così trasversale nelle cose ed è riuscito a infilare questa cosa qui all'interno di questo contesto, ci domandiamo ancora come, ma ce la faremo. Quindi, giustamente, si parla di approcci e si parla di relazioni. Io credo che noi siamo nati come gruppo spontaneo e più che altro su una condivisione di valori che sono, diciamo, le nostre peculiarità molto diverse tra di loro. Forse prima di partire a non raccontare un progetto, perché questo è solamente l'inizio, e la sfida grossa è proprio quella di cercare all'interno di questa comunità come dire, quelle sinergie necessarie per poter costruire insieme e continuare questo progetto. Quindi questo è un punto di partenza e servirà semplicemente per mostrare delle realtà che già esistono e quindi far entrare un po' tutti dentro un po' questo clima di che cosa vuol dire rigenerazione e che cosa vuole dire essere messi all'interno di una gestione di emozioni, di relazioni umane. Cioè abbiamo a che fare con una materia intangibile che non è assolutamente una materia, cioè che potrebbe poi concretizzarsi, anzi si concretizza poi con delle azioni concrete, ma in realtà stiamo toccando delle cose che sono veramente sottili. Allora, forse vi spiego, ci raccontiamo un po' noi su quello che facciamo quotidianamente nella nostra vita e poi magari come siamo riusciti a contagiarci. Grazie.
Allora, quello che faccio io ascolto le persone in quelli che sono processi di progettazione del proprio spazio abitato. Quindi mi inserisco proprio nel momento in cui una persona mette in moto una sua creatività immaginativa e io cerco di inserirmi e tenere insieme una realtà effettuale con quella che è invece il pensiero un po' convulso delle persone che pensano per se stesse. Lo faccio con l'obiettivo specifico di entrare dentro una dimensione di rispetto totale di quelle che sono le diversità delle persone, le peculiarità, quindi, e le caratteristiche e i valori profondi in cui le persone si identificano. Quindi questo è un po' il mio percorso, diciamo, di tracciare una sorta di rete di legami, di tenere insieme questi aspetti. E a volte succede che faccio dei percorsi anche un po' accelerati e quindi contamino queste persone che cercano sempre bene o male di rimanere dentro uno spazio di comfort immaginativo, perché è molto più facile, insomma, immaginarsi delle cose che già si conoscono. E lo sforzo che faccio io è quello magari di essere un po' provocatoria, un po' ironica, un po' forzare un po' la mano su certe cose, però sempre facendo fede a quelli che sono i valori a queste persone, che queste persone, diciamo, hanno come riferimento. Cosa posso dire ancora? Che ecco, una cosa di cui mi sono accorta è che quando tieni saldi i valori delle persone, le persone si fidano, diventano coraggiose e quindi riescono anche a superare tutti quelli che sono questi momenti loro di, come dire, reticenza, no? Diffidenza, no? Si aprono e questi processi qua, fatti in piccolo, pensiamoli in grande, all'interno delle comunità. Allora, io lo sperimento tutti i giorni con delle persone che possono essere gruppi molto limitati di persone, ma la sfida grossa è, ovviamente, con competenze anche diverse tenute insieme, pensati per dimensioni molto più grandi, quindi entrare nell'ambito urbano, entrare nell'ambito della collettività. Quindi basta, No, direi non che dico altro. Direi che ci Dico, sta. ecco, che lui che Hai detto scriva. tanto, Ecco, detto molto. la cosa che ha favorito, diciamo, anche questo mio approccio è che io lavoro all'interno di un'azienda che ha deciso di lasciarsi contaminare, quindi ha aperto i suoi spazi ed è diventato uno spazio di co-working, accoglie, diciamo, lavoratori nomadi e attraverso questo co-working io ho conosciuto Enrico prima e Michela dopo. Quindi noi siamo rimasti diventati un gruppo spontaneo di persone che hanno deciso di mettersi in gioco e di fare delle cose insieme. E adesso vi spiegheremo alcune E conosciamo cose. allora anche Michele e Enrico, Adesso sì. velocemente così. Vai Enrico, sì. Allora, buongiorno a tutti, io sono Enrico Chiari, 32 anni, nato, cresciuto a Pordenone, dico a raccontare alle persone che gioco in casa oggi. E, sono un atipico, nel senso che per 27 anni di questi 32 ho fatto un percorso lineare, una formazione classica e poi in ambito giuridico, senza grossi travolgimenti, senza grandi ambizioni. Intorno ai 27 anni ho cominciato a farmi delle domande e questo ha cambiato, la ricerca delle risposte ha cambiato veramente il corso della mia vita e già e dirlo anche accresce la mia voglia di continuare a plasmare. Una esperienza ha cambiato completamente la mia vita ed è un'esperienza di volontariato che ho fatto in Portogallo, in ambito socioambientale, nel quale c'è un progetto di cui parlerò tra poco, fondamentale perché si connette a una rigenerazione urbana, sociale, artistica, relazionale. E da lì ho cominciato a scrivere un progetto di impresa, che per ora rimane nel cassetto, però è lì che bussa. Questo mi ha permesso di andare in Brasile a fare uno stage imprenditoriale in un centro di psicoterapia dove ho cominciato ad avvicinarmi alla facilitazione delle dinamiche gruppali, all'impegno enorme di cosa vuol dire gestire diversità, emozioni all'interno di strutture che comunque hanno dei ruoli e dei ranghi. E
Questo mi ha permesso poi di tornare in Italia, di frequentare un corso di una scuola. Io ho fatto solo il primo anno, ma è un 3 più 2, come se fosse una laurea si chiama Process Work, arte del processo, non è legato al processo giuridico, e forma delle persone in grado di gestire dinamiche gruppali, quindi molto legato alla psicologia, alle relazioni, alla comunicazione, alla diversità, allo sciamanismo, alla parte appunto emotiva e razionale che non può essere scissa, ma che fa parte di noi in ogni istante. Cosa di molto potente che mi ha aperto degli scenari, delle visioni, e contestualmente ho cominciato a scrivere, a scrivere, a scrivere, ad affinare qualcosa che mi amo, creare contenuti, creare testi, curare le parole, comunicare in un certo modo. E contestualmente le domande continuavano nel frattempo, e una di queste era: che cosa faccio oltre al mio lavoro, alle mie passioni, e quindi senso di responsabilità legato alla comunità. E quindi mi sono avvicinato alla rigenerazione urbana, ho conosciuto una persona che si chiama Giuseppe Carletti, presidente dell'associazione Ubicart. Abbiamo sviluppato un progetto che si chiama Urban Lab nel 2016 a Pordenone. E un progetto di aggregazione sociale all'interno di un'azienda che è Remoda. Questa cosa mi ha, mentre la facevo, aperto degli orizzonti incredibili, quando ho cominciato a capire che un'azienda può aprirsi per fare attività diverse da quelle che fa, cioè per quella che è prettamente la propria attività, no? Il proprio core. E questo mi ha permesso di vedere come le persone hanno una necessità, per me evidente, di trovarsi. Ma di trovarsi in quanto persone, quindi di creare cultura, di creare anche una formazione informale, perché io posso insegnare a te, tu puoi insegnare a me. Qui c'è un valore enorme di trasmissione che non deve essere per forza canalizzata. Hai già toccato un sacco, una Sì, sintonia di valori infatti. con le nostre comunità che è veramente Chiudo dicendo esatto. che in Urban Lab Ok. ho conosciuto Michela, ho conosciuto Tiziana e poi Michela, e questo ha permesso di avvicinarci e poi di portare a quello che oggi. Ok. Sì. Dai Michela, sentiamo allora. No, io sono Michela, sono la più giovane del gruppo, la new entry. Ho da poco concluso un percorso, infatti sono laureata in psicologia, anche se ho cercato in questi 2 anni di avvicinarmi a delle tematiche che sono poco battute, un po' nuove all'interno dell'ambito psicologico. Infatti ho concluso un master in psicologia architettonica del paesaggio, che mi ha permesso comunque di approfondire tematiche secondo me molto attuali, come il rapporto dell'uomo con l'ambiente, l'urbanistica un po' filtrata dalle lenti della psicologia, quindi come l'ambiente può influenzare i processi cognitivi, come l'ambiente può influenzare il benessere sia individuale che a livello di comunità. Ed è proprio grazie a questo master che sono entrata in contatto con Tiziana e con il gruppo Modo di Pordenone. Ho da subito veramente capito che all'interno di questo contesto potevo sperimentarmi, infatti è un contesto molto interdisciplinare, che diciamo non si ancora su quelle che sono le modalità più tradizionali di approccio al design, all'urbanistica. Ed è infatti sempre in questo contesto che ho conosciuto anche Enrico, e diciamo che il nostro gruppo ha sempre cercato di mantenere i caratteri della informalità degli inizi, ma penso che siamo riusciti a trovare, diciamo, un canale che ci ha permesso comunque di catalizzare le nostre risorse, le nostre differenze, che è appunto questo progetto, questa intenzione di progetto di cui vogliamo parlarvi oggi. Ottimo, direi che possiamo andare al dunque. Sì, adesso quello che possiamo farvi vedere è una serie di situazioni reali, quindi diciamo sono delle esperienze che vengono narrate, si parla di rigenerazione urbana, sono cose che già esistono nel territorio italiano, una è francese, e parla di relazioni che si possono stabilire tra le persone e tra le comunità, che permettono di trasformare uno spazio fisico in uno spazio sociale, cioè quindi dove l'interazione con le persone diventa efficace ed effettiva.
e dove si possono fare veramente le grosse trasformazioni dal punto di vista valoriale, e dove la condivisione chiaramente viene filtrata attraverso tutti quelli che sono i valori della vita comune, insomma. Quindi diciamo il primo esempio che vi facciamo vedere è è praticamente questo. Ah, e questo qui è l'esperienza, diciamo, che ha vissuto direttamente Enrico in Portogallo. Quindi direi, Enrico, forse sì, questa la racconti tu. Sì, e allora, come vi dicevo, una delle parti più belle di questo percorso di volontariato che ho fatto qualche anno fa in Portogallo è consistita nel fatto che mi sono avvicinato, cioè ho avuto la fortuna che l'associazione che ha organizzato questo progetto di volontariato, alcune persone di questa associazione facevano parte di un movimento informale che si rifà alle Transition Towns, e quindi è non so se conoscete, un movimento nato in Inghilterra 15 anni fa che punta principalmente a rifocalizzarsi sul volontariato locale, non legato a schemi, ma legato appunto a un'aggregazione sociale volta a scambiare, collaborare, creare insieme, pulire, rivalorizzare, eccetera, eccetera. Ho avuto la grande fortuna di far parte di questo gruppo aperto e di organizzare nel corso di 4-5 mesi quello che poi è diventato un'attività che ha avuto il suo culmine in un weekend, un sabato e una domenica, di vera rigenerazione urbana. Siamo partiti, eravamo 10-12 persone, abbiamo progettato questo percorso che aveva la sua centralità nella pittura di scale. Covigliano è una città verticale, 40.000 abitanti, ai piedi della catena montuosa più grande del Portogallo, piena di scalini, piena di ascensori, piena di persone anziane, quindi le due cose sono collegate. E questa era una scalinata molto usata dagli operai nel corso degli anni 70-80. Covigliano è una città che è forse la più importante in Portogallo per la produzione di lana. Però, come spesso accade, una parte storica e importante della città era anche degradata, abbandonata, sporca. E quindi abbiamo proposto, ne abbiamo parlato al comune, che ha patrocinato solo verso la fine, quando secondo me ha colto che c'era vera aggregazione, che c'era vera qualità. Abbiamo semplicemente ideato una pittura di questi scalini che si rifaceva a un testo della città che raccontava un po' quella che è la città. E quindi praticamente una persona salendo i gradini poteva leggere una parte di testo. Poteva anche farlo dal contrario, ma il significato sarebbe stato e su uno dei due muri laterali abbiamo prima progettato e poi realizzato dei murali, avendo la fortuna di avere una persona laureata in belle arti, quindi ha fatto l'attività di coordinatrice. In collaborazione col teatro, che era posto in cima alla scalinata, abbiamo organizzato degli eventi culturali, spettacoli, danze tradizionali, che non so se avete esperienza, ma è una delle forme più aggregative. Grazie. Nell'immediato tra esseri umani, cioè dico una semplicità, ma per me lo è stato e vedo che non è solo così per me, e abbiamo trasmesso un cortometraggio che avevamo fatto nelle settimane precedenti, dove intervistavamo persone della città chiedendo di raccontare quella che è per loro la storia della città. Quindi questa, diciamo, è una permanenza che attualmente esiste ancora. Questa in esiste Portogallo ancora perché, quindi sì, oltre, diciamo, a un concetto di rigenerazione, c'è anche una riqualificazione di alcune zone che erano particolarmente degradate, no? Esattamente. Tengo a precisare che l'attività ha coinvolto anche persone del luogo, non tantissime, non abbiamo fatto una promozione social, eravamo molto analogici ma molto costanti, e quindi questo ha dato dei frutti. E preciso anche che c'è stata una, secondo me, intelligente mossa di marketing da parte dell'unico bar vegetariano della città, credo che sia ancora l'unico, insomma, che ha fornito prodotti propri, cioè servizi enogastronomici, svolgendo sia un'attività di collaborazione sia un'attività di promozione. Questo lo dico perché per noi è molto importante comunque anche la contaminazione anche con attività commerciali. Mi piace, volevo sottolineare quel passaggio che hai detto, quando fai un progetto del genere, che parte diciamo dal basso e dopo produce qualcosa di positivo, la cosa bella è che tutto quello a cui noi di sotto ci riferiamo, quindi la politica, l'istituzione eccetera,
dopo ti rincorre, quindi perché vuole ovviamente metterci il cappello sopra. Quindi è Certo. interessantissimo, perché il modello che si sviluppa, io lo definisco resiliente, nel senso Molto. che io ho un piano, una strategia, dopo chi c'è di governo, chi c'è attorno a me, È non mi interessa, io secondario. comunque devo guardare al futuro, devo pormi un problema e magari ragionare su un progetto. C'è, dopo magari mi seguirà perché se creerò qualcosa di In questo bello. caso c'è stato un riconoscimento da parte. C'è stato un riconoscimento, però come ha intuito Giovanni, è seguito un qualcosa. È seguito un qualcosa che avevamo fatto partire e quindi poi vedendo che c'era vera aggregazione, che c'era qualità, c'era passione, e cosa si è diffuso. Ed è stato fatto molto poco. Vediamo il prossimo. Lulu Dance Maru, io non sono francese, ma Maru dovrebbe essere detto in un modo particolare. Praticamente Lulu dentro nella mia strada, praticamente. È un'edicola, che viene chiamata portierato. Quale luogo migliore può essere uno spazio piccolo, centrale in una città per dispensare servizi umani? Nel senso che è un piccolo gruppo di persone che si sono unite per garantire dei servizi alla comunità. Quindi se hai bisogno del giardiniere, dell'uomo che ti dipinge la casa, le ripetizioni per tuo figlio, ma soprattutto chiunque può avvicinarsi a questo posto e invece di andare a comprare il giornale va ad esporre i propri problemi e le proprie necessità e ottiene sicuramente risposta e delle, diciamo, risposte in tempo reale. Questo, diciamo, ti dà la possibilità proprio di creare una piccola aggregazione intorno a questa zona. L'hanno pensato anche itinerante, quindi spostabile di zona in zona, proprio per dare senso a dei luoghi della città che sono diventati completamente anonimi. Quindi dare umanità alla vita di tutti i giorni. Come dire, vado in centro a trovare un amico, vado a chiedere un Vado a chiedere favore, un e in realtà c'è favore. questo posto che accoglie tutte le esigenze delle persone. Allora, questo è un caso concreto di rigenerazione urbana che è stato proprio realizzato. Io ho scelto di raccontarlo perché secondo me ci sono delle analogie molto interessanti a livello di storia, a livello di struttura urbana ed economica tra questo contesto periferico di Pavia e il progetto che insomma noi abbiamo intenzione di presentare. Infatti sono tutti e due contesti urbani periferici e la cosa interessante è che dal secondo dopoguerra c'è stato un incremento del costruito urbano che però non ha seguito, diciamo, proprio ad un ammodernamento dal punto di vista dei servizi per la comunità, per l'umano. E inoltre sia a Pavia sia nel contesto di cui vi parleremo dopo, c'è proprio un sentimento di abbandono verso i centri pulsanti più vivi della città. Una cosa interessante è, diciamo, la metodologia che è stata utilizzata, una metodologia aperta a cui noi possiamo ispirarci. Idealmente possiamo suddividere il metodo, sarà molto breve, in due parti. La prima parte aveva una finalità di creazione di comunità, di creazione di relazione, una consapevolezza un po' di assenza di questo a livello attuale. E sono state applicate alcune tecniche che vengono utilizzate nell'ambito della rigenerazione, la camminata di quartiere, che consiste nell'organizzare, diciamo, un tour dentro la città, dentro il paese, magari facilitata da delle persone che effettivamente conoscono molto bene il posto e possono raccogliere feedback e impressioni, nella consapevolezza che spesso abiti in un posto ma non sei nemmeno a conoscenza delle peculiarità di quel luogo. Dopo questa fase, diciamo, più sociale, però imprescindibile, è seguita una fase più progettuale in cui le persone sono state seguite nell'elaborare possibili soluzioni per il proprio contesto, possibili idee progettuali, però la motivazione a partecipare a queste fasi, diciamo, più tecniche, più progettuali, non può avvenire, secondo me, in maniera spontanea, in maniera profonda, se prima non c'è un lavoro sulla relazione. E quindi penso che sia molto interessante, penso che questo sia un metodo a cui ci si possa ispirare anche in contesti molto differenti,
che però presentano dell'analogia a livello... Per cavare un modello? È un modello, sì, esatto. Su cui lavorare, ok. Su cui potersi ispirare. Sono modelli che richiedono poi delle analisi anche di dati molto tangibili, che a riguardano livello demografico, a livello... il territorio, le caratteristiche delle persone che vivono all'interno, quindi diciamo qui c'è... veramente una complessità da gestire. Sì, vengono applicati in contesti dove effettivamente ci sono delle risorse che però al momento attuale magari rimangono disperse, mancano di un filo conduttore che le unisca e che le faccia emergere. Questo è un progetto nato a Pordenone, si chiama Urban Art ed è probabilmente, se siete di Pordenone, avrete visto dei murali sulle pareti di qualche condominio, ce ne sono tre al momento che sono la realizzazione appunto di questo progetto, che è nato dalla collaborazione tra Ubicard, che è l'associazione di cui vi ho parlato prima, che esiste da quasi 30 anni, è un'associazione culturale, e Franzo Pitturedili, che è un'impresa pordenonese, che hanno colto l'opportunità di a far collimare la ritinteggiatura, no? La riqualificazione esterna di condomini con la qualità artistica di un'arte urbana che è inevitabilmente fresca e di grande impatto. La cosa molto 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 importante è che non c'è solo stato l'aspetto estetico come punto centrale, ma c'è stata l'aggregazione, la vicinanza e la facilitazione di relazioni tra i condomini. Quindi hanno scelto il quinto, ovviamente non vi ho detto la cosa fondamentale, l'associazione ha curato la parte di artistica, quindi ha scelto un artista, normalmente sono italiani e normalmente sono italiani che vivono all'estero, apro parentesi dolorose, e in questo c'è stato quindi la scelta di quello che è un'opera d'arte, ma c'è stato un avvicinamento molto forte anche di relazioni che vanno oltre quelle che sono le normali questioni burocratiche di condominio. Allora, porto adesso, scusa, perché mi hai dato un assist, che volevo fare la domanda dopo, ma la devo fare adesso a questo punto. Allora, un articolo recente che ho letto di Salvatore Iaconesi, che è un hacker, un designer, un artista, possiamo dire, mi ha molto provocato, nel senso perché era molto, molto interessante, ha dato un sacco di spunti, lunghissimo però... Una parte in particolare, qual è il rischio, ho detto c'è questo rischio, mi sono chiesto, del design collaborativo, ok? Quando metti insieme tante opinioni, non rischi di appiattire, di penalizzare la creatività? Cioè, non inibisci la possibilità di creare qualcosa di stupefacente, di inaudito, qualcosa che non esiste? E non corri il rischio, la tendenza, il vizio, se vogliamo, di voler accontentare un po' tutti? Quindi in questo caso è stata privilegiata, è venuto fuori qualcosa di veramente creativo, o si è appiattiti a soddisfare, diciamo, banalmente le richieste dei condomini, per dire? In questi casi l'artista ha presentato sul tavolo 7, 8, 10 opzioni, dicendo questo c'è. La tavola offre questo, e questo è il mio stile, se no prendete un altro. Non in modo così diretto, però. E certamente c'è stato un inevitabile compromesso, perché comunque le persone hanno... Io ho assistito veramente a delle riunioni in cui le persone hanno detto: no, ma guarda che il nero non sta bene, tu sei pazzo perché il bianco non può stare col verde. E inevitabilmente si è trovato un'intesa, in certi momenti anche forzata, in certi momenti anche violenta a livello verbale. E per rispondere alla tua domanda, il rischio c'è sicuramente, il rischio c'è, ma questo non è un'arte, è un'arte urbana che comunque deve sottostare delle condizioni. Stiamo parlando di condomini, stiamo parlando di una parte estetica di quella che è casa mia, che però è anche casa tua, se viviamo nello stesso stabile. Allora possiamo toccare un aspetto in cui non è accontentare, ma è comunque avere una sensibilità nei confronti di quello che è il sentire comune delle persone che vai a coinvolgere. Sì, okay. E ci vuole un grande coraggio, perché
e la stragrande maggioranza dei colori dei condomini, non so a voi, a me non entusiasmano, ma non creano neanche grossi problemi. Okay. No, monocolore, quindi ci vuole, è comunque un prendere una posizione. Sì, perché comunque ci si mostra, no? A casa, poi per i friulani, a casa... Sì, beh... Proseguiamo sì. Perché ne abbiamo da dire e il tempo stringe ovviamente. Porteneria 14. Porteneria 14 a Milano è un bar abbastanza particolare perché si consumano relazioni di fiducia e di amicizia. Quindi puoi trovare, puoi decidere che la tua raccomandata importante la puoi far recapitare esattamente lì perché è vicino al tuo posto di lavoro piuttosto che vicino alla tua casa e lontano dalla posta e loro te la trattengono in attesa che tu arrivi, quindi diciamo consumi molto di più insomma rispetto a quello che può essere il solito caffè. Sì, comunque un ambiente un po' ibrido. È un ambiente ibrido, sì, certo, dove tu vai a... Puoi sostare per leggere, per studiare, insomma, per fare un sacco di cose, ma la cosa importante è perché c'è questa, diciamo, componente di riservatezza che viene comunque tutelata all'interno di questo posto e tu puoi affidarti a loro che lo fanno chiaramente gratuitamente come servizio. E questo chiaramente aggrega tutta una serie di persone intorno a questi luoghi che diventano, diciamo, luoghi... Una porzione di paese. È carina città, quella cosa lì, sì. Che dicono, no? questa grande città. È una strategia. Una socialità, sì, comunque. Certo, per trovare, diciamo, un modo per condividere uno spazio in una maniera anche un po' diversa. No? Esatto. Vai. Ecco, qui abbiamo scelto un video di questo pedagogista, è un imprenditore sociale. È un video che dura, l'abbiamo tagliato a malincuore, ma ve lo vorremmo proporre perché si parla del terzo millennio, cioè già ci siamo e non stiamo facendo nulla per poter in qualche modo modificare un po' i paradigmi di questa... forma economica che rimane la stessa, di questa forma di vita che rimane la stessa, per cui io direi che sì, potrebbe essere interessante paradigma. Come stimolo per tutti quanti per pensare. Ok, vai a cliccare. Tu volevi sapere sì. il minuto anche, no? Sì, no, sì, vediamone un piccolo sì, da tre. Secondo noi è molto... Sì. Vado al minuto. Perché poi ci pare che presentaste il progetto quello... Sì, quello che tocca il nostro territorio, sì, certo. Se volete brevemente introdurre quello che c'è prima, magari andate direttamente alla parte che ritenete più significativa. Sì, diciamo, nella prima parte lui offre un po' un nuovo paradigma di approccio economico, cioè un approccio all'economia in cui ci si svincola un po' da quella che è la tecnica, da quella che è l'economia per esperti, e l'interesse esclusivamente finalizzato, diciamo, al profitto, eccetera, nella consapevolezza che se io applico l'economia alla comunità, al sociale, la ridondanza è inevitabile e la funzionalità non può essere l'unico valore a cui fare riferimento. E quindi lui ci racconta come poter veramente applicare l'economia nel terzo millennio alla comunità in modo che sia veramente utile, nuove forme di economia. Vado dal 3. Faccio tre esempi molto semplici. Noi siamo di fronte a una società che strutturalmente invecchierà e avrà sempre meno giovani. Questo vuol dire che la parte finale della popolazione supererà la parte iniziale, fenomeno mai visto in 6.000 anni di storia. Allora, se questa cosa la affronti dal punto di vista delle indifferenze, fai finta di niente, ci destiniamo ad un mondo tristissimo. Non solo per la quantità di cateteri che dovremo cambiare, ma perché sarà un mondo senza speranza. Se la prendiamo solo dalla parte dell'ideologia e stiamo o dalla parte dei giovani o dalla parte degli anziani e cerchiamo di sistemare un po' di fiscalità dello Stato, cioè cerchiamo di mettere a posto le cose con ciò che abbiamo oggi, non basterà, qualcuno starà fuori. Questo per me è un grande tempo per generare cose nuove. Ad esempio, veniamo dall'epoca degli appartamenti
sarebbe meglio dimenticarsi di quell'epoca. Tra l'altro, epoca degli appartamenti che ha generato la bolla speculativa del 2007, perché la bolla è stata fatta esattamente sul mito della casa, ridotta ad un appartamento. Appartamento vuol dire separazione. Allora ricostruiamo forme di vita un po' più comunitarie. Ci metti tutti in una comune, tutti lì. No, ma la domanda è: ma perché ognuno immagina di essere più libero se sta in una casa con 8 telecamere, la porta blindata, non conosce il vicino? Ripensare il rapporto tra generazioni vuol dire ripensare, ad esempio, concretamente a nuove forme dell'abitare. Partendo da dove? Dalla nostra fragilità. La non autosufficienza non è affrontabile se noi non avremo nuove forme dell'abitare. Questa economia, un'enorme economia. Ricordati che sull'edilizia sta in piedi la maggior parte dell'economia del mondo, compresa quella cinese, che sono nel mito degli appartamenti oggi, si stanno facendo sui grattacieli con casette da 30 metri quadrati dove ognuno muore da solo. Questo vuol dire cominciare a sperimentare. Voi dite che cosa? Un anziano che sta in una casa di 80 metri quadrati da solo, a Milano ce ne sono tantissimi, è uno studente che paga 400 euro per un letto da sfigato in nero da qualche parte per stare all'università, si possono connettere? Sì. Faccio contemporaneamente un'operazione di assistenza, di compagnia, di riqualificazione di un immobile, di generazione di servizi, faccio un'impresa? Sì. Attraverso cosa? La riconnessione di due vite, ripensando forme di vita. Posso immaginare che la famosa badante solitaria, oggi ognuno c'ha la... No, il punto è toccato, nel senso abbiamo capito dove vogliamo andare a parare. Mi viene in mente un esempio a cui sono venuta a conoscenza recentemente, di un progetto che stanno facendo a Treviso, di costruzione di ambienti co-housing in centro a Treviso, proprio rivolti agli anziani. E c'era questa sfida del dire, ma no, un anziano non sceglierà mai di andarsene da casa sua... E invece si è visto come tantissimi anziani hanno aderito nella consapevolezza di come adesso ci sia bisogno di comunità. E diventa anche questo, è un business chiaramente, perché poi adesso l'invecchiamento, la consapevolezza che comunque la popolazione sta invecchiando, ovviamente ha un risvolto a livello economico, però è un nuovo modo di intendere economia. Sì, questa è una sfida che abbiamo un po' lanciato anche lo scorso anno. Prima ho citato Wikihouse e il discorso di Alistair Pavin. E lui poneva il discorso, lanciando la piattaforma di Wikihouse, diceva: che mondo verrebbe fuori, che urbanizzazione genereremmo se anziché edificare con i valori dei grandi palazzinari, edificassimo con i valori dei cittadini? Mm-hmm. Cosa verrebbe fuori? Non lo sappiamo ancora, sarebbe stupefacente. Allora qui forse, per allacciarsi a quello che è uno scenario, questo che è vero, potrebbe essere appunto il prossimo futuro, dobbiamo mettere in gioco dei valori diversi, probabilmente. Dobbiamo partire sul fatto che probabilmente dobbiamo far crescere noi anche questi valori, questa sensibilità verso l'anziano, da parte di un giovane. Deve arrivarci, suppongo, a far coesistere, vivere vicino l'anziano col giovane. Beh, ci vuole, sì, non è immediato, devi creare un atteggiamento. Però è interessante come comunque mettere in gioco dei valori poi possa creare un certo tipo di progettualità. E se la espandi a un concetto di urbanizzazione, sicuramente può venire fuori un progetto vincente. Io adesso a questo punto, comunque, come tempistica, vorrei che arrivassimo al dunque, cioè al dietro l'angolo che vogliamo mettere sul piatto. Se no fatto due freccine, allora questa realtà è un panificio. È un panificio che si colloca all'interno di uno dei 7 quartieri di Pordenone, che è il quartiere Rorai Cappuccini. E, magari possiamo già vedere anche l'immagine del luogo. Esatto. Questo è un panificio storico che compie quest'anno 100 anni, quindi vuol dire che all'interno di questo tessuto dove
la ferrovia, diciamo, gli sta così sotto, e nella mappina magari gli facciamo vedere anche dove probabilmente chi è di Pordenone conosce. Ecco, la linea gialla è la linea della ferrovia che divide, diciamo, questo quartiere grande in due quartieri, uno dei quartieri più densamente popolati di Pordenone, ed è un quartiere che ha una caratteristica che è quella di essere Rorai, diciamo, nella parte alta, a nord della ferrovia, e Cappuccini sotto, con delle caratteristiche un po' diverse, diciamo, più densamente popolato nella parte sopra, anche storicamente, sotto invece, diciamo, c'è un valore un po' più naturistico, naturalistico, che è quello dei laghetti, del lago della Burida, di dei insediamenti, diciamo, di manifattura che sono nati, diciamo, intorno all'Ottocento, che sono stati quelli che hanno prodotto, diciamo, la grande espansione anche popolare durante il periodo in cui si lavorava, diciamo, sì, cotonificio, la cartiera, eccetera. Ed è rimasta, diciamo, un'area molto verde che ha concesso poi a Pordenone di sviluppare tutta quanta la parte del quartiere popolare negli anni 70, diciamo. In questo periodo, dopo, diciamo, tutto questo fermento dettato dalla fine, diciamo, del Novecento, quando, diciamo, le attività si sono spente, queste zone qui sono rimaste, diciamo, tagliate fuori da quello che è il ring operativo più pulsante, diciamo, della città. Questo chiaramente ha penalizzato tutte quelle che sono le piccole attività imprenditoriali e le attività all'interno di queste zone, che sono, diciamo, effettivamente zone un po' depresse, in cui anche l'amministrazione ha spento tutte quelle che potevano essere anche incentivi economici per migliorare le proprie attività, al punto tale che ognuno deve un po' farsi forza da solo e deve, diciamo, generare con la propria creatività e le proprie forze, farsi venire delle nuove idee. E devo dire che la scintilla che questi imprenditori hanno avuto è nel vedere a 400 metri di distanza, esattamente nella linea che superava, diciamo, il centro storico cittadino, uno di questi murali che sono stati fatti lo scorso anno, e hanno ben pensato che tutto questo valore aggiunto che poteva essere dato da questo da questa pittura potevano loro in qualche modo vestire il proprio panificio. E voi un attimo dietro nella... che loro hanno tentato con quel colore verdolino lì di anticamente, ecco, di dare un po' di visibilità, che no, dal per punto dire di vista estetico non hanno raggiunto l'obiettivo, no? Però diciamo che questo qui è un pretesto, perché sono, diciamo, molto illuminati e hanno capito che il murales non sarà sufficiente per garantire un avvicinamento, comunque per fare questo dono, no, al quartiere, quindi, diciamo, con l'intento anche di migliorare. La nostra proposta, che è stata in qualche modo un po' attivata è stata proprio quello di dire: sì, ma solo il murale, o intorno al murale possiamo creare qualcosa di diverso, no? Qualcosa, esatto, d'altro, per tenere un po' insieme il tessuto connettivo anche lavorativo di questa zona. E quindi abbiamo deciso che faremo un lavoro insieme in cui andremo attraverso un modello che è quello di contaminazione di una comunità, andare a cercare tutte queste piccole attività imprenditoriali, capire quali sono le peculiarità di ognuno. Cioè, questa per esempio ha deciso che il murale è, diciamo, l'azione forte per mostrarsi in una zona di passaggio in cui le macchine probabilmente si fermano a fatica. Cioè, ognuno ha trovato delle piccole strategie. Noi andremo con alcuni strumenti di analisi, esatto, alcuni li abbiamo già individuati, anche all'interno di altre attività commerciali di questo tipo, per capire di fare rete. E quindi, se più scintille si potessero accendere all'interno di questo quartiere e attraverso queste metodologie poterle riconnettere tutte quante, si potrebbe veramente creare dal basso, cioè senza chiedere niente a nessuno, ma semplicemente sperando che il comune poi si faccia avanti e dica: ma guarda, l'idea potrebbe essere interessante. Secondario. Sì. Esatto.
L'idea è proprio quella di ragionare proprio in una rete di relazioni virtuose che possano in qualche modo mettere nuovamente in contatto il cittadino con il suo territorio. Questo si parla chiaramente di cittadini che hanno... c'è una comunità, ci sono tante comunità, c'è tanto volontariato anche all'interno di questo territorio, proprio perché forse la storia del quartiere popolare ha fatto sì che queste cose nascessero spontaneamente negli anni. Poi tanto e c'è un'eredità comunque delle comunità chiuse, come dicevamo, la parrocchia. La parrocchia, il volontariato, qui fanno diciamo delle grosse operazioni di riconnessione, però è un quartiere anche molto giovane, dove ci sono dal punto di vista demografico degli ingressi di nuove popolazioni che abbassano moltissimo il livello di età della popolazione, quindi c'è la presenza del giovane, del ragazzino, dell'anziano che vanno sono in qualche potenzialità, modo che sono potenzialità devono essere attivate un po'. Esatto. La cosa interessante, no? Perché ho assistito per portarli qua adesso, perché loro dicevano ma non abbiamo ancora fatto niente, ma è questa la cosa stupefacente, perché essendo un processo aperto che vuole coinvolgere, la cosa migliore è presentarlo, parlarne quando sta ancora partendo, quando deve ancora partire. Allora è interessante guardare i modelli altrove, però la cosa per cui è bello parlarne adesso è che ogni modello poi verrà fuori, ogni progetto deve essere contestualizzato. Sì, sarà costruito sui valori locali, esatto. Quindi sarà diverso, avrà qualcosa di stupefacente lì. Di creativo, sì, era innovativo. Radicato nelle caratteristiche del posto. E quello che volevo che appunto venisse fuori era una sorta, perché noi ovviamente come comunità di, non dico gestori di complessità, ma comunque una comunità che può portare anche degli strumenti e delle piattaforme che possono aiutare a gestire, perché voi certo. Pensate come fai a far rimanere anche quello che è il contributo, gestirlo, avere una piattaforma che non può essere sempre l'incontro faccia a faccia, no? Allora per me questo è anche un invito alla nostra comunità che è qui presente, siccome avete visto ci sono dei valori, c'è la voglia di utilizzare dei modelli simili che possono arricchire noi stessi, di collaborare, quindi di mettere insieme le forze migliori nel nostro territorio, che è una delle missioni poi della nostra associazione, ma qua abbiamo non solo un'associazione, ma poi attorno a noi abbiamo tutta una serie di collaboratori che hanno delle competenze, delle capacità, hanno anche dei luoghi, dei laboratori, ok? Certo, difatti questi modelli qui sono tutti quanti modelli che hanno proprio bisogno di strumenti ben precisi e vanno di volta in volta misurati proprio in maniera quasi chirurgica, di conseguenza c'è tanta letteratura per come tenere insieme una comunità, per come gestire anche diciamo, la conoscenza dei luoghi, come attrarre le persone e farle coinvolgere. Però poi tutti questi dati vanno proprio tenuti anche insieme ed è importante pensare che si possa proprio progettare insieme anche questo modello di raccolta dati e di progettualità trasversale. Abbiamo ancora... ovviamente esaurito il nostro tempo. Immagino. Io direi una cosa, diamo un riferimento a chi ci ha ascoltato fino adesso, dove potrà seguire, quali sono i canali che voi adopererete per raccontare e chiamare il coinvolgimento? In questo momento siamo ancora in fase di elaborazione, nel senso che stiamo ancora diciamo... lavorando diciamo su parti molto sensibili e di relazione diretta anche con le persone, però nel breve tempo e con gli imprenditori nel breve tempo potremmo diciamo dare delle informazioni molto precise. Allora, una cosa facciamo noi la cassa di risonanza diciamo sì. Per i canali che poi dopo certo adotteremo. Certo, una cosa che potrebbe essere interessante sì. Sono l'ultimo passaggio che potrebbe essere semplicemente delle domande che noi di porvi, esatto, nel senso su cui ci stiamo interrogando in esatto. Questo momento. Ti do un minuto per le domande. Solo un minuto. Sono tre domande che leggiamo di corsa okay. Proprio velocissimamente, che sono queste e le abbiamo chiamate futuri. Beh, giusto così, Seligman dice una cosa interessante, lui, fondatore della psicologia positiva, dice che se noi facciamo delle azioni altruistiche, il senso di piacere che proviamo è molto più prolungato rispetto alle situazioni di
azioni che possiamo fare per noi stessi. Quindi questa cosa qua ci dovrebbe fare pensare, cioè se facciamo delle cose degli altri noi alla fine godiamo più beneficio che non facendole per noi stessi. Questa è una cosa. E poi Aristotele ci dice che non si può essere felici da soli, quindi questa mi sembra importante. Le tre domande sono queste, velocissime, e sono rivolte ad ognuno di noi. Come possiamo produrre valore attraverso il nostro lavoro? Io me lo sono domandato, e se penso che riesco a fare questo lavoro per 2, 3, 4 persone, 5 persone, posso farlo anche per 100. Quindi, ok, seconda domanda. Come possiamo ripensare il nostro ruolo all'interno del territorio? Quindi nel nostro ruolo ognuno di noi può diventare artefice di un piccolo cambiamento. Se siamo in tanti, il cambiamento può essere veramente sostanziale. Terza domanda, vogliamo essere consumatori di cose o vogliamo partecipare per dare nuovo valore alle cose? E questo ce lo lasciamo così, mi sembra allora, che benissimo. Sia. E l'ultima è un ringraziamento del tipo facciamolo insieme. Insieme. Ovviamente voi rimanete qua. Certo.